Buongiorno a tutte, mi fa un po' strano vedermi insomma con questi capelli qui perché sicuramente come avrete visto sono mora, cioè sono tornata praticamente alle mie origini. Se mi conoscete veramente da tantissimo tempo lo sapete che io ormai porto i capelli decolorati, passata da tipo un biondo biondissimo a un dorato. In questi anni mi avete visto che comunque ho sempre avuto i capelli chiari, però ho deciso quest'estate un po' per noia, un po' perché sono qua da sola a Milano e a parte studiare non è che faccio chissà quanto, ho deciso che insomma volevo vedermi dopo veramente tantissimi anni coi capelli neri o comunque coi capelli più scuri così lunghi. Come potete vedere io ho veramente i capelli lunghissimi, solo che volevo una cosa per provare prima di poter andare dal parrucchiere, dato che comunque sia è agosto, la mia parrucchiera è in vacanza giustamente, io non sono voluta andare prima e quindi ho detto sapete cosa, risolvo da me, vediamo se riesco a combinare qualcosa. A me piace tantissimo pasticciare i miei capelli, ma ogni tanto ho lo schervizio, queste cose di follia, ho detto ok basta, io poi se voglio una cosa la devo ottenere per forza. Come la sera prima avevo pensato di farmi nera, okay, tramite qualche sondaggio su Instagram eccetera avevo chiesto e mi avevate detto ma sì dai prova, ho trovato appunto questo metodo non permanente e tra l'altro non invasivo sui capelli che comunque sia veramente su di me ha funzionato e mi sono ancora stupita e mi chiedo ancora come io sia riuscita a non combinare danni. Il prodotto di cui voglio parlare oggi non è uno sponsoring, non è niente di niente, è un prodotto che praticamente ho preso io e che girovagando un po' su internet, un po' su YouTube ho visto insomma che è diciamo un metodo che tante ragazze hanno utilizzato per diventare more in maniera non permanente ma quindi semi-permanente, da bionda addirittura chiara a mora. Il prodotto in questione è questo qui. Allora, sono appunto delle maschere colorate, ok, della Biopoint. Il prezzo è di 3,85€ a confezione e sono, se non mi sbaglio, 30 ml di prodotto. In più è veramente facilissimo da utilizzare. Notate che io partivo da un biondo dorato, diciamo, non era tanto biondo, però era comunque un biondo. E io volevo comunque diventare scura. Mi rendevo conto che comunque diventare scura all'improvviso non l'avrei mai potuto fare. Ho preso fondamentalmente all'inizio una di queste nere che però mi è servito poco perché io ho veramente tanti capelli, quindi in base alla quantità di capelli vi dovete un po' adeguare. Se li avete tanto lunghi, almeno 3-4 confezioni vi vanno via. Utilizzare il nero sul biondo diretto penso che mi avrebbe fatto praticamente i capelli istantaneamente verdi, perché contate che io ho i capelli decolorati. Questa tecnica appunto funziona anche sui capelli decolorati. Contate che tecnicamente più io per tornare così scura in maniera permanente dovrei ripigmentarmi il capello, perché il mio capello è privo di pigmenti, e anche perché qualsiasi tinta io facessi nera ma anche castano scuro rischierei praticamente di farmi venire i capelli verdi. Per non caricarmi subito col nero e per compensare un pochettino questo mio problema che avevo paura appunto di diventare verde. L'esperimento è riuscito alla grande. Alla luce del sole praticamente non sono scuri, nel senso che sotto si vede che c'è questo riflesso un pochettino chiaro, però comunque sia di primo impatto, se voi mi vedete anche appunto anche in videocamera, io comunque sono scura. Questa è appunto una maschera colorata che comunque sia nutre i capelli e che se ne va via dopo 4-5 lavaggi. Una cosa importante che mi avete anche chiesto è priva di ammoniaca, e in più secondo me è anche un metodo simpatico per poter riuscire a cambiare colore di capelli quando volete voi. Potete semplicemente utilizzarlo come effettivamente maschera perché dà tantissima lucentezza ai capelli, cioè credetemi, io all'inizio li avevo messi anche qua sulla radice, che comunque io ho la radice nera, e nutre i capelli, rende super morbidi, in più si vede proprio subito di primo impatto che sono super luminosi. Quindi è una maschera che a prescindere dal fatto che ti riesca a cambiare colore o non colore dei capelli, io la super approvo. Mi avete chiesto anche se funzionasse per i capelli bianchi. Io fortunatamente a 27 anni ancora i capelli bianchi non li ho, però ho letto un po' di recensioni che non conviene tanto, cioè nel senso, ma anch'io in primis se avessi i capelli bianchi sinceramente farei la tinta. Allora, sulla confezione c'è scritto da tenere 5 minuti, io sinceramente l'ho tenuta come tutte le altre ragazze qui su internet che hanno condiviso la loro esperienza almeno 30 minuti, anche fino ai 45 minuti. Tutto questo perché volevo semplicemente far assorbire di più il colore. Devo dire che sinceramente l'esperimento è riuscito, è un prodotto super valido, super economico e alternativo se volete appunto cambiare, ma non in maniera permanente, il colore di capelli. Però scarica tantissimo come colore, quindi il consiglio che vi do è che se soprattutto
dopo i primi shampoo che fate dovete comunque sciacquarli un pochettino per far scaricare il colore. Come l'ho applicato? L'ho applicato sul capello umido barra bagnato, anche se all'inizio non lo avevo fatto. Poi praticamente prendendo altre due confezioni insieme, perché all'inizio avevo iniziato con una confezione, poi ho messo due confezioni insieme di nero e poi uno mogano. Consiglio, perché io ho provato sia da capello asciutto che da capello bagnato, meglio sicuramente capello bagnato. Voi vi fate lo shampoo normalmente o ve li inumidite se magari sono già puliti, ve li pettinate e dividete in ciocche abbastanza grandi. Potete farlo o aiutarvi con una spazzolina oppure farlo direttamente con le mani. Altro accorgimento, state attente perché macchia parecchio. Contate che io ho la ricostruzione in gel bianco, quindi ho veramente messo tipo 3-4 paio di guanti sopra perché avevo veramente paura di rovinarmele, dato che non è che costi 2 euro. Occhio perché macchia ovunque, cioè dovete stare attenti anche a come vi muovete, perché sennò vi ritrovate il bagno pieno di macchie. Ovviamente l'applicazione è monouso. Devo dire che l'esperimento è riuscito, sono veramente felice di averlo condiviso con voi, insomma, questa mia esperienza. Spero che sia utile, insomma, ad alcuni di voi che magari vogliono semplicemente cambiare. Ragazzuole, io spero che appunto il video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia interessato. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Se vi fa piacere anche seguitemi soprattutto nel mio social principale, che è appunto Instagram, Beauty Nursing Pills. So che alcune di voi già lo hanno acquistato dopo che avevano visto le first impression che avevo condiviso nelle storie di Instagram. Ne sono veramente felice. Io vi lascio. Fatemi sapere se vi piaccio di più mora, bionda, insomma, non lo so. Secondo voi meglio così o meglio decolorata come lo ero prima? Fatemelo sapere, io vi mando tanti baci e noi ci vediamo al prossimo video. Cheers!